dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, 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 l'anno, il giorno, l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò, fino a quando, 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 d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me, se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. E dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 e baciando mi dirai, forse tu. Devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, 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 e baciando. Non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai. Che coro! Uè, che coro! Emilio Pericoli, ma quel Sanremo lì com'era stato? Come te lo ricordi quel Sanremo? Quel Sanremo lì è stato un po', cioè è venuto all'improvviso per quanto mi riguarda. Sì. Un bel giorno la casa discografica per la quale incidevo, cioè la Ricordi, mi dice: Pericoli, quest'anno andiamo a Sanremo a fare i bagni. Beh, non te l'aspettavi, ma tu eri proprio già un cantante di grande successo, avevi un carrierone televisivo però incredibile. Però aspettavo un Sanremo e finalmente è venuto. È venuto con una canzone di successo, anche, ripeto, se non ha vinto nessun premio. E ci siamo trovati a Sanremo. Sanremo abbiamo fatto questo bel quando, 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 una canzone molto semplice, orecchiabile, per cui insomma è piaciuta più che altro il grosso pubblico. E infatti dove andavo poi in giro per il mondo, quando, 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 negli stati dove si parlava lo spagnolo, when. Negli stati, when è stata tradotta letteralmente, certo. hanno tenuto lo stesso titolo. L'ha fatta boom. Ho capito. Senti, e quindi è una buona... E quell'anno a Sanremo, tra l'altro, c'era Milva, giusto? C'era una Milva che era non più esordiente, era già arrivata nel secondo anno che si presentava. Che impressione ti aveva fatto quando l'hai vista a Sanremo... quell'anno tu? Beh, io ho capito che c'era la stoffa. Sì, prima di quella era innegabile. Era innegabile, perché aveva grinta, poi aveva temperamento, aveva voce soprattutto, era musicale. Questo colore straordinario di voce. E aveva questo colore che era proprio da palcoscenico, era veramente una belva. Ma non temevate che vincesse lei, perché praticamente arrivava su un anno di successo strepitoso, quindi... c'era questo terrore. C'era questo. Infatti, insomma, terrore correva sul filo del microfono. Poi in realtà è successo questo, perché poi Tango Italiano comunque si è piazzata bene. Va bene, ti ringrazio molto. Ricordo del 1962, Emilio Pericoli. Attenzione al gradino. E ora...